Benvenuti alla Nuova Salute. Oggi nella nostra trasmissione abbiamo un graditissimo ospite che è il dottor Sergio Manieri, direttore dell'unità operativa di pediatria dell'azienda ospedaliera San Carlo. Benvenuto Sergio. Bentrovati. Ecco Sergio, oltre ad essere un carissimo amico, è anche appunto il direttore di questa unità operativa di cui si parla a volte poco oppure di cui conosciamo poco. Ecco Sergio, io vorrei iniziare la nostra trasmissione facendo proprio un excursus di questa pediatria del San Carlo. Ecco, parlacene un po', presentacela. Beh, la pediatria del San Carlo è una istituzione storica, cioè è nata praticamente col San Carlo, diciamo così. Quindi sono decenni che c'è la pediatria a San Carlo, è un centro pediatrico, se vogliamo, anche di riferimento regionale per alcuni aspetti che riguardano l'ambito pediatrico. Intanto attualmente la unità operativa da me diretta è composta da 6 medici più il sottoscritto, un organico abbastanza, diciamo, adeguato, anche se non al massimo di quello che dovrebbe essere, ma noi insomma siamo abituati a lavorare, per cui anche se non siamo a pieno organico riusciamo a mandare avanti le cose. È costituita da 20 unità infermieristiche che sono distribuite tra l'attività di reparto e l'attività ambulatoriale. Naturalmente la unità operativa di pediatria del San Carlo è allocata in un ospedale generale, cioè il San Carlo non è un ospedale pediatrico, quindi uno non ci si aspetta che abbia delle altissime specializzazioni su ogni ambito della pediatria. Corretto. Mi pare evidente. Gli ospedali pediatrici in Italia si contano sulle dita di una mano, quindi voglio dire la gran parte degli ospedali non hanno configurazione di un ospedale pediatrico, sono ospedali, sono unità operative di pediatria all'interno di ospedali generali. Chiaro. Questo è il caso del San Carlo. Ecco, per fare alcuni nomi, per esempio ricordiamo il Bambino Gesù a Roma, il Pausillipon a Napoli, il Gaslini di Genova. Esatto, Giovanni XXIII di Bari e così via. Invece il San Carlo ha un indirizzo di azienda ospedaliera regionale. Perfetto. Con all'interno un'unità dedicata che è quella di pediatria. Di pediatria. E allora noi dell'unità operativa di pediatria però cerchiamo di dare più risposte possibili per evitare il fenomeno della migrazione sanitaria che a volte è praticato in maniera inopportuna, perché tante cose noi le facciamo egregiamente all'interno della nostra unità operativa. Ci rendiamo conto che quando si tratta di super specializzazione è anche giusto che il paziente sia eseguito in centri che sono specializzati altamente per quel tipo di condizione. Noi però nel nostro piccolo facciamo tra ricoveri ordinari e day hospital circa 2000 ricoveri l'anno. 1850. Abbiamo un'attività di day hospital di 800-900 a seconda degli anni, però se noi consideriamo gli accessi ospedalieri arriviamo a 2000 accessi ospedalieri solo di attività di day hospital. Poi abbiamo un'ampia attività ambulatoriale. L'ambulatorio di pediatria è strutturato in maniera tale da offrire tante specializzazioni e annualmente facciamo 3.000 visite all'anno per questo tipo. Quindi di numeri considerevoli. Sono numeri considerevoli in effetti. E allora noi però per ottenere questi numeri considerevoli, si tratta appunto di molte specializzazioni, noi nell'ambito nostro, cioè di quelli in organico, dei pediatri in organico, ci occupiamo normalmente di allergologia pediatrica, broncopneumologia pediatrica, gastroenterologia pediatrica, cefalea, problematiche neurologiche, la nefrologia pediatrica. Poi proprio per andare incontro alle esigenze dell'utenza abbiamo organizzato un'attività ambulatoriale che viene espletata da specialisti del San Carlo che però si dedicano con una maggiore propensione all'attività pediatrica. Cioè noi abbiamo l'ambulatorio di chirurgia pediatrica che è svolto da chirurghi del San Carlo, quindi che nascono come chirurghi dell'adulto, che però si sono indirizzati, si sono formati, si sono specializzati in ambito pediatrico. Quindi facciamo un'attività ambulatoriale costantemente nell'arco della settimana di chirurgia pediatrica, urologia pediatrica, ortopedia pediatrica, facciamo attività di oculistica pediatrica, ma anche di genetica applicata all'età pediatrica, endocrinologia pediatrica, e le svolgiamo queste attività all'interno della nostra unità operativa. Noi abbiamo un'unità operativa dove c'è un ampio spazio e del personale dedicato proprio per l'attività ambulatoriale che viene svolto nei vari giorni della settimana e che hanno un notevole afflusso
affluenza, ecco perché ci sono quei numeri di 3.000 e più visite annuali. Poi abbiamo anche delle condivisioni di patologia all'interno sempre del San Carlo, cioè noi condividiamo l'attività di ematologia pediatrica, per esempio, o l'attività anche di neurologia pediatrica, di reumatologia pediatrica, che è un fiore all'occhiello della nostra regione, e noi collaboriamo e condividiamo pazienti anche con la reumatologia, con l'attività di Torino Laringoiatria. Quindi, come dicevo, l'attività è molto variegata, questo ci porta appunto a cercare di dare risposte più ampie possibili verso la popolazione. Poi abbiamo dei centri anche di una certa entità, abbiamo il centro di riferimento regionale per la fibrosi cistica e quindi vengono curati pazienti di regione e fuori regione con questa grave patologia cronica all'interno della nostra unità operativa. Abbiamo il centro di formazione, l'unico centro di formazione di PBLS regionale, cioè formazione PBLS e il Pediatric Life Support, cioè praticamente le manovre di base che vengono fatte in condizioni di emergenza e urgenza. Noi siamo un centro accreditato di formazione e formiamo sia gli altri medici all'interno del San Carlo, ma anche al di fuori. Siamo centro di riferimento per la celiachia. E adesso con la regione stiamo mettendo in rete il presidio di rete per la malattia di Duchenne e di Becker, ma siamo riferimento per tante malattie rare che insistono in questa regione e che man mano cerchiamo anche di curare noi. Insomma, abbiamo un bel po' di attività che svolta così da 5-6 medici, a me pare anche certe volte mi chiedo, ma com'è possibile che noi facciamo questo? E se queste cose ancora non si sanno, comunque non si sanno adeguatamente, me ne dispiaccio, ma noi continuando in questa maniera vogliamo divulgare il più possibile queste attività che si fanno all'interno del San Carlo. Quindi molte volte le migrazioni sanitarie dettate da condizioni che possono essere tranquillamente gestite all'interno del San Carlo è un dispiacere, perché anche per tante patologie, anche interventi chirurgici, noi facciamo interventi chirurgici in dei sargeri che vengono ricoverati all'interno della pediatria e vengono anche da fuori regione. Quindi è veramente un peccato sapere che poi, se non sono patologie di alta complessità, debbano andare fuori. Noi abbiamo un'attività settimanale, quotidiana, di cardiologia pediatrica, dove c'è appunto un cardiologo, sempre due cardiologi, sempre di formazione da adulto, che si interessano di cardiologia pediatrica. Ed è anche quello un ambulatorio molto accorsato, perché le cardiopatie congenite esistono ancora anche nella nostra regione, ma anche per altre componenti di cardiopatia. Quindi la nostra attività è un'attività variegata, che ha anche dei numeri, cioè noi normalmente adesso. Questa è una trasmissione per la popolazione, però sviluppiamo un volume di lavoro che è di circa 2 milioni e 700 mila euro l'anno. Se detraiamo i costi, che sono di 2 milioni e 100, noi abbiamo un utile, come si suol dire, di 600-700 mila euro l'anno. Quindi, ecco, io direi, facendo una valutazione di tutto quello che tu ci hai raccontato in questi minuti, possiamo dire chiaramente che dovremmo svestire il San Carlo, della pediatria del San Carlo, da quelle vesti di centro per l'emergenza, cioè quando il bambino non sta bene lo porto al pronto soccorso e poi mi portano in pediatria. Possiamo togliere queste vesti e far capire ai nostri telespettatori che il San Carlo, la pediatria del San Carlo, si può proporre come centro di riferimento per tutte le patologie che riguardano la sfera pediatrica e che molti non lo sanno e quindi vanno fuori regione. Ecco, il messaggio deve essere questo: il San Carlo è un'azienda un'azienda sanitaria di rilievo regionale anche per la pediatria. Io ti voglio raccontare che abbiamo avuto qui ospite un carissimo amico, il collega Paolo Caiazzo, sì. E ti posso, che è uno dei chirurghi che, esatto, anche si lui, occupa di pediatria. Anche lui ci ha raccontato in maniera molto serena di questa, diciamo, necessità di far capire agli utenti che il San Carlo rappresenta un'eccellenza
anche lui è un chirurgo pediatrico, ma in questo caso dobbiamo dire ai nostri spettatori la pediatria di San Carlo è un'eccellenza. Io volevo solo aggiungere un altro aspetto che non è di secondaria importanza. Cioè noi abbiamo tutta questa attività, però noi conserviamo delle collaborazioni che abbiamo avuto per anni con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Quindi c'è stata una convenzione che la Regione Basilicata ha fatto con quell'istituto, che adesso è andata a termine. Ma noi continuiamo a mantenere la collaborazione. Abbiamo delle collaborazioni con l'ospedale Santo Bono di Napoli, che è un ospedale pediatrico, per cui quando noi arriviamo a delle patologie che oggettivamente per i nostri mezzi, per i nostri strumenti eccetera, non siamo adeguati al trattamento, ci affidiamo a queste collaborazioni in modo che abbiamo una continuità assistenziale, cioè non è che noi abbandoniamo il paziente, anzi siamo noi che lo indirizziamo e poi lo riprendiamo in carico. Ci sono tanti pazienti che fanno anche delle terapie importanti e sono seguiti magari al Bambino Gesù, che vengono da noi, che sono nostri corregionali, e da noi continuano a fare la terapia in collaborazione proprio con l'ospedale Bambino Gesù. Perfetto. Sergio, il tempo è tiranno. In conclusione, una domanda: tu da quanto tempo sei diventato direttore di un'operativa? Beh, insomma, sono da 2 anni il primario, ma sono da 20 anni che lavoro. No, io parlavo ospedale. Responsabile proprio. Responsabile da 2 anni, sì. Beh, io ti rinnovo gli auguri di portare avanti questa unità operativa come lo stai facendo, perché veramente è un'eccellenza. E ricordo a tutti che chiunque avesse necessità di contattare il dottor Sergio Magnieri può farlo attraverso il centralino dell'ospedale San Carlo, che come sempre ricordiamo è lo 0971 61 11 11, e chiedere di parlare con la pediatria. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Buona salute a tutti.